speculano sulla mediocrità di questa epoca, anzi ci si trova spesso di fronte a un muro di gomma di ignoranza sul quale non si può proprio, non si sa dove combattere. Io ho chiuso un semestrale, ho dovuto sospendere un semestrale, poiché appunto questo muro mi si è rimbalzato contro, proprio perché avevo dirottato per una situazione di qualità, nonostante io riuscissi da sola a portare 40.000 copie di distribuzione per il mondo, compreso in Brasile, e si chiamava L'Eco delle Dolomiti, cioè dalle Dolomiti ero riuscita ad andare. Però poiché non andavo a sfamare 40 assessori e una catena di altra mediocrità che nulla aveva a che fare, voglio dire, con una parte culturale, e tu devi assolutamente o ritirarti o cambiare o andare a coltivare un campo. Poi mi sono riproposta con quest'altra, speriamo di non fare la stessa fine, perché sempre in questa scelta, in questa direzione, si finisce il fatto con stare al margine. Sicuramente preferisco questa scelta di stare al margine piuttosto che stare in una massa di... Però non è facile che tutti abbiano la capacità, non si può neanche pretendere che tutti abbiano la capacità di sopportare questo isolamento, perché poi diventa un isolamento nella massa.